Ricca di suggestione e musica, la Settimana Santa a Lanciano. I Quiriti inizieranno da lunedì 25 marzo, con un particolare concerto alle 21 nella chiesa di Santa Lucia, come spiega il priore dell'Arciconfraternita Morte ed Orazione San Filippo Neri, Raffaele Sabella. Nella splendida cornice della chiesa di Santa Lucia verrà in candlelight, quindi immersi in 500 candele, verrà eseguito lo Stabat Mater di Pergolesi, condotta dal maestro Andrea Di Mele. Sarà un momento anche questo bellissimo, perché veramente è una musica commovente. Come anche il Mercoledì Santo alla cattedrale ci sarà l'audizione delle musiche sacre del Salmo 50 di Davide, orchestrate musicate dal maestro concittadino Francesco Paolo Bellini, già alunno di Masciangelo, sempre di Lanciano, il compositore di Lanciano. Ma un'altra novità importantissima sarà il Venerdì Santo, perché nel Venerdì Santo, nella grande solenne processione del Venerdì Santo, ci sarà una novità grandissima, che è la nuova lettiga del Cristo morto, una lettiga che è stata costruita eseguita da un maestro intagliatore, un professor Paolo Ricchiuti di Bisceglie. È una lettiga costruita in legno di tiglio in foglia oro, tutta realizzata a mano, che è leggerissima e che quindi consente a tutti i confratelli di poter accollare il Cristo, ma soprattutto poi che è sostenuto da un manto nero e oro, quindi stile barocco napoletano, quindi più consono a quello che è lo stile della nostra Arciconfraternita. E anche questo manto è stato elaborato da delle sarte in maniera veramente unica, e con materiali che frange e ori che vengono dai laboratori vaticani. Quindi è un bene prezioso, è un pezzo prezioso che resterà, spero, per tanti anni, che è il giusto simulacro per portare in processione il nostro Cristo morto. Giovedì Santo, uno dei momenti più significativi per l'Arciconfraternita e la città, la processione degli incappucciati, che si muoverà dalle ore 22 dalla chiesa di Santa Chiara per farvi rientro a mezzanotte. Altro appuntamento che rappresenta una novità per le consorelle è previsto per venerdì mattina, con un esercizio devoto alla Madonna Addolorata, una cerimonia che si svolgeva fin dal 1826 nella chiesa di Santa Lucia dalle consorelle dell'Addolorata. Saranno accompagnate da un coro di 30 bambini.